anche centrale. Senti, ma questa cosa secondo te può essere fatta adesso o a giugno, questa cosa di destro? Questa cosa di destro secondo me verrà chiusa già nel mese di gennaio, io sono quasi sicuro, perché ormai destro, ripeto, è rottura con la società. Poi se è vera questa notizia della giornata che lui stia cercando casa a Milano, quindi Maxi, tutto porta veramente a una cessione imminente dell'attaccante. Io non so adesso per quale motivo la società Roma stia puntando tutto sui Turpe, che è un giocatore che al momento veramente è l'ombra di se stesso, un giocatore che per quello che riguarda il bene della Roma, ma anche fantacalcisticamente parlando, è un giocatore che va ceduto al momento proprio all'istante. E quindi non so per quale motivo lui Garcia stia puntando tutto su i Turbe e non su destro. Sono convinto che comunque non ci saranno contropartite tecniche, perché El Shaarawy continuano a sostenere che a Milano lui stia bene, comunque è un giocatore che vuole rimanere a Milano, dove comunque è nato calcisticamente, e non penso che alla fine ci farà. Poi io penso che questa sarà una lunga telenovela, Maxi, ne seguiremo e si concluderà proprio alla fine del mercato, alla fine di gennaio. Senti, ma sarebbe un prestito con diritto di riscatto per il Milan, già fissato, un po' come quello di Shaqiri all'Inter, oppure una cessione definitiva? Se fosse, sarebbe un po' quasi impossibile pensarlo, perché dove trova l'Inter i soldi per fare tutta questa operazione? Scusa, il Milan per fare questa operazione? Questo la Roma chiedeva 20 milioni di euro, no? Sì, infatti i giallorossi insistono per un prestito con l'obbligo di riscatto, come dicevi, fissato sui 18-20 milioni di euro. Il Milan vuole puntare tutto su destro, dopo, soprattutto dopo la cessione di Torres, perché Cerci non è una prima punta, Cerci è una seconda punta, e il Milan ha fortemente bisogno di una prima punta. Quindi suppongo che il Milan, il nuovo attacco del Milan, sarà Cerci destro, tutto italiano, nonostante appunto che comunque l'entourage del giocatore ha smentito proprio categoricamente indiscrezioni che il giocatore stia cercando casa a Milano e che non c'è nessun contatto con la dirigenza rossonera, ma a quanto pare ti posso anche dire in particolare dove stia cercando casa Mattia Destro. Sta cercando casa in provincia di Como, quindi proprio nel cuore delle villette dei giocatori, perché tutti i giocatori hanno casa sul lago di Como, lì vicino Milano, e sono state anche messe a disposizione da alcune agenzie proposte di immobili appunto nella provincia. Si parla di una villa intorno agli 800 metri quadri con giardino privato e piscina, e anche a disponibilità immediata. Quindi, insomma, se c'è disponibilità immediata, non vedo perché non si possa trasferire subito un bel giardino, una villa con giardino e piscina. Indubbiamente. Senti, invece, pensando a questa cosa che tu dicevi di Jovetic, no? Quindi il City va a tagliare poi alla fine il suo parco attaccanti. Sì, la Juventus, comunque io sono sempre stato scettico su questo scambio con Jovetic, sono sincero, perché non trova spazio adesso al City con l'arrivo di Boni, metto in dubbio questo, però non metterei manco in dubbio che alla Juventus non troverebbe spazio con appunto Vidal, perché Vidal è un giocatore fondamentale, ieri l'ha dimostrato contro il Napoli, e quindi sicuramente Jovetic sarà una trattativa molto difficile da portare avanti. Sono solamente delle sirene, Maxi, ma io penso che solo un colpo di scena potrà portare Jovetic in bianconero. Ma quindi tu pensi che per quanto riguarda la Juve non cambierà nulla? Cioè la Juve non farà nessun passaggio sul mercato? Ma attualmente no, ma poi non so se stiamo vedendo che non girano i soldi in Italia, girano tanti prestiti, si parla sempre solo di prestiti,
prestiti con diritto di riscatto, oppure a termine come Podolski, perché anche Podolski all'Inter è un prestito che Wenger ha sottolineato, 6 mesi e tornato a noi, quindi è semplicemente un prestito momentaneo. La Juventus, anche la Juventus non ha tutti questi soldi, soprattutto c'è questa macigna del fair play finanziario che pesa sempre sulle spalle dei club italiani, e non so che fino a che punto si possano fare degli acquisti pazzi. Va bene, Federico, grazie. Sappiamo che stasera tornate in campo, no? Come Borussia Roma. Sì, sì, stasera si torna in campo alle ore 20 contro una squadra di media classifica, ma bisogna continuare a puntare il primo posto, che è sempre lì a 3 punti di distanza. Quindi stasera grande appuntamento dalle ore 20 e speriamo in una bella vittoria, che poi domani cercheremo di raccontare. Ritorniamo anche con un martedì da Leoni alle 16:30, il grande ritorno finalmente anche in radio, poi venerdì club de football, calciomercato, insomma sarà una settimana appena piena di eventi, Maxi. Esattamente, stasera sapremo anche chi sarà il pallone d'oro, probabilmente ormai tutti dicono Cristiano, quindi ma vedremo. Senti, c'è una notizia fresca invece che ti do, è delle 18:17. Diego Pablo Simeone, anche lui ha fatto la conferenza stampa, perché stasera probabilmente sarà premiato come miglior allenatore dell'anno dalla FIFA insieme a Carlo Ancelotti, e lui dichiara su Mario Suarez: per noi è un giocatore importante, non abbiamo intenzione di farlo partire, lui e Thiago, perché sono importanti, vabbè, per noi. Dovesse arrivare un'offerta importante, gli chiedono, dovete parlare con la dirigenza, per queste voci anche, no, che c'erano state nei giorni scorsi su Mario Suarez all'Inter. Sì. Tu che posso pensi? Posso dire la mia? Certo. Sono sempre stato scettico su Mario Suarez. Infatti. Quindi non l'ho neanche citato, non l'ho citato tra la lista delle attive, perché come dici tu e come ha detto ribadito Simeone, Mario Suarez è un giocatore troppo importante per questo Atletico Madrid, soprattutto dopo questa pesante sconfitta contro il Barcellona, che l'Atletico non può permettersi di dare via dei pupilli così, dei gioiellini così dalla rosa, Max. Quindi non penso che arriverà l'Inter. Senti, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, mi viene in mente adesso, è questa. Secondo te, ma la Fiorentina ha fatto un affare a riprendere Diamanti, ma sarà pronto per giocare nel campionato italiano dopo aver fatto questa esperienza di quasi un anno, di un anno praticamente, in Cina? Io parlo fisicamente, come preparazione. Sì, è sempre stato un mio pupillo. Sì, sì, per carità, però tecnicamente è bravo, però fisicamente come sta? Fisicamente bisogna valutare la situazione, perché sicuramente i ritmi che ci sono in Cina ovviamente non è che ci sono qui in Europa, quindi avrà tanto da lavorare poi per tornare in condizione, perché ripeto, lui comunque ha giocato, ha segnato anche 4-5 gol in Cina, ma non è che è stato impegnato così tanto. In Italia, ripeto, ci sono altri ritmi, quindi bisogna ritornare in forma e farlo anche in fretta. Poi è una scommessa, il giocatore ha 30 anni però, quindi non è finito come giocatore. Diamanti ha ancora tanto da dare, poi ha un mancino che lo conosciamo tutti, perfetto, che secondo me potrà essere anche la cura ideale per Mario Gomez. Io sono convinto che Diamanti comunque potrà essere un'arma a favore della Fiorentina, nonostante, come dicevamo anche ieri, la Fiorentina attualmente a livello tecnico e soprattutto di rosa è inferiore, secondo me, almeno all'Inter, poi anche forse al Milan, perché il Milan comunque ha dei nomi importanti, poi se dovesse arrivare destro allora comincerebbe a essere un po' più pesante la rosa, certo, del Milan. Certo. Va bene, Federico, allora in bocca al lupo per stasera, ricordiamo domani ore 16:30 con Davide Moroni per un martedì da Leoni, e poi insomma noi su l'angolo dello speciale calciomercato ci ritroviamo venerdì dalle 20 in poi, insomma il Friday Night di Club de Football.
Va benissimo. Allora, un abbraccio a te Maxi e buon calciomercato a tutti, e soprattutto poi sempre qui su Radio Roma Futura ci sentiamo per i prossimi appuntamenti. Ciao Federico, buona partita. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Maxi, grazie. Ciao. Bene, 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 bene. Quindi dopo questa performance giustamente di Federico El Pampa Sozio, cominciamo sempre che cominciano a cambiare cari miei, cominciano a cambiare la versione sui giornali, ormai anche Mondo Deportivo e Sport non sé donde starelle l'anno che viene. Questa è l'estrapolazione di quello che ha detto, ma esattamente anche per esempio la Gazzetta dello Sport comincia a fare retromarcia su quello che aveva scritto. Assist a vicenda, le parole del numero 10 Blaugrana arrivano dalla conferenza stampa che ha preceduto la cerimonia della consegna del pallone d'oro, dove anche Cristiano Ronaldo aveva lasciato i puntini in sospensione sul suo futuro, dichiarando mi piacerebbe giocare con Leo e Neuer nella stessa squadra, io sono molto felice al Real Madrid, ho firmato un nuovo contratto un anno fa, il futuro non so, solo Dio lo sa. Messi aveva risposto anche a me piacerebbe giocare con Cristiano, ovvio, e come dice Cristiano, dice, appunto riporta Messi, come dice Cristiano, non so se solo Dio sa quello che sarà il futuro, non so se un futuro giocherò con i Newell's, non so nemmeno dove sarò il prossimo anno, il calcio prende molti giri, tutto può succedere, insomma Messi sembra si stia anche prendendo in giro di tutti questi che ovviamente adesso stanno sparando a zero su di lui e su queste parole, ovviamente allarme subito sui giornali culés di Barcellona, ma insomma veramente lo sfogo mio di prima era dovuto, visto che appena parla si fanno mille considerazioni e si traduce anche male su quello che lui dice, cioè prendendo un pezzo di quello che dice e di metterlo a far sembrare che lui abbia detto queste parole. Proprio per questo motivo qua, io me l'ero preparata, questa cosa me l'ero preparata ovviamente per questa sera, me l'ero preparata per questa sera, per la per la pegna blaugrana, invece adesso ve la faccio sentire adesso. Anzi no, non ve la faccio sentire adesso, ne riparliamo dopo, la prepariamo, perché adesso rimaniamo comunque passiamo al derby, poi prima di intervenire con Antonio Olivieri vi farò sentire le parole direttamente di Leo Messi ieri sera a Barça TV, appunto, no, con una serie di cose dette da Leo con i suoi occhi da tigre che aveva ieri, con questi suoi occhi da tigre. Andiamo nella pausa e poi rientriamo subito dopo. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song. Walk on.